Ciao, io sono Anna Venere, sono una consulente d'immagine un po' particolare. Insegno alle donne a vestirsi in base alla loro forma del corpo, le aiuto a migliorare l'autostima ma anche a vedersi bene nel loro corpo e capire come mai succedono certe cose. E oggi siamo qua proprio a capire come mai spesso ci sentiamo a disagio con alcuni vestiti. Se non sei iscritta a questo canale, mi raccomando iscriviti, trovi qua sotto anche il link per scaricare la guida gratuita per essere felice dei tuoi vestiti. Lunedì è uscito un nuovo mini corso dedicato proprio alla formula per trovare l'abito perfetto e per sentirsi bene in quell'abito. E proprio per questo mi piacerebbe approfondire questo concetto del disagio legato ai vestiti. Sicuramente ne ho già parlato in alcuni video, ne ho già parlato proprio di come capire come mai è difficile cambiare look, ma vorrei proprio approfondire questa sensazione di disagio. Nel momento in cui voi mettete un vestito diverso dal solito, che abbia magari uno stile molto elegante ma mentre siete molto sportive di solito, che sia molto colorato, che sia più scollato, che vi scopra di più una parte del corpo, magari siete abituati a indossare le maniche lunghe anche d'estate ed è un vestito mezze maniche, magari non avete mai scollature ed ha una piccola scollatura, magari indossate solo pantaloni e si tratta di una gonna sotto il ginocchio o addirittura di una gonna lunga, quindi non è detto che sia qualcosa di particolarmente vistoso, ma è qualcosa che per voi è molto diverso. Siete abituate a vestirvi nello stesso modo per tanto tempo, qualcosa di diverso può farvi sentire a disagio. E con disagio parliamo di una serie di sensazioni che scattano in voi quando vi vestite e quando vi sentite il vestito addosso, quando vi guardate allo specchio e quando vi sentite questo vestito addosso. Il disagio può essere tale da dire no, questo non me lo metto, non ci esco, oppure da farvi stare in imbarazzo quando siete fuori. Io vorrei analizzare con voi perché succede, ma soprattutto capire che questa cosa non vi deve fermare. Magari non è quello il vestito giusto, magari si fa un cambiamento più graduale, magari non passate da, non lo so, i jeans neri e la maglietta mezze maniche nere al tubino rosso, magari ci mettete l'orecchino rosso, ok? Ma quest'idea che questo disagio sia insormontabile è una cosa che in questi 10-12 anni di attività l'ho sentita tantissimo nelle mie clienti ed è proprio quello che blocca qualunque cambiamento nel momento in cui vi sentite bene nei vostri vestiti, non è necessario che cambiate, ma molto spesso io trovo anche raccontato in video, articoli, riviste, eccetera, l'idea che il vestito vi debba far sentire a vostro agio. Sì, ma ni, nel senso che sicuramente se vi sentite a vostro agio nei vestiti è meglio, ma se siamo in una fase di cambiamento e scegliamo solo vestiti che ci fanno sentire a nostro agio, non facciamo nessun cambiamento, anzi magari facciamo una retrocessione. No, io non lo so, la maglietta colorata non me la metto perché mi fa sentire a disagio. Ok, ma cerchiamo di capire perché. Molto spesso il disagio è paura di attirare l'attenzione, ma anche una serie di sensazioni, di frasi che vi scattano nella testa, del tipo, ma dove ci vado vestita così? Non me lo posso permettere, ho scritto un post su questo argomento. Mi ingrossa, oppure sarà giusto, avrò scelto l'abito giusto, sarà giusto vestirsi così, come se ci fosse fuori un garante che vi tira sulla paletta. No, questa operazione l'avete sbagliata, no, 4 più 4 non fa 9, fa 8, c'è un unico risultato possibile, ok, giusti, ci sono solo i vostri gusti. Se vi piace mettervi, non lo so, il maglione giallo lime e i pantaloni arancioni, vi piace, va bene così, non c'è giusto o sbagliato. È ovvio che all'inizio un po' di regole vi aiutano per sentirvi e rendervi più facile vestirvi. Quindi per dire, iniziare ad abbinare due colori base vi può essere più utile all'inizio per andare un po' più sul sicuro, soprattutto per attirare meno l'attenzione.
Però il disagio tendenzialmente nasce da queste cose qua. Se è utile combattere il disagio, è utile anche però avere un abbigliamento che non vi distragga, ok? Una cosa che ho studiato di recente, è che, e anche in passato in realtà, l'abbigliamento, il fatto di pensare all'abbigliamento che indossiamo, limita le nostre capacità di concentrazione, proprio il nostro essere lì nel momento. Il fatto di avere qualcosa di scomodo, che però non è detto che vi faccia sentire a disagio, cioè nel senso sono due cose diverse, ma potrebbero anche collimare, cioè. Non voglio mettere il col blazer rigido, mi sento a disagio e quando ce l'ho magari mi stringe, è rigido, è un po' non so come star seduta perché di solito uso i maglioni morbidi, quindi mi fa sentire a disagio e lo sento, ok, addosso, mi fa ricordare che è una cosa e mi fa concentrare su questo invece che sulla performance che devo fare, che magari la performance è riposarmi al cinema guardando un film, ok, oppure anche una performance attiva perché magari dovete fare una conferenza o siete banalmente al lavoro, eccetera. Quindi questa è anche una cosa importante. L'abbigliamento scomodo, l'abbigliamento che vi fa pensare all'abbigliamento che indossate, vi limita. E c'è uno studio molto interessante sul fatto che se alle bambine si mettono abiti scomodi già a 4-5 anni, quindi per cui non riescono ad arrampicarsi bene, non riescono a fare lo scivolo bene perché devono mettersi il vestito sotto, non hanno i calzoncini e quindi lo scivolo è brucia, mi è successo l'altra volta ai giardinetti, allora io un maschio, l'ho visto su una ragazza, su una bambina, allora già lì mi comporto in modo diverso e limito i miei movimenti, limito le mie attività. Quindi questo è importante, cioè se io ho un vestito corto come quello che indosso adesso e sono in continuazione così, però vorrei che fosse un po' più lungo perché mi copre, aspetta, metto la gamba così, metto questo e quell'altro, allora limito le mie possibilità. Se limito le mie possibilità e limito, mi sconcentro su questo. Se è una cosa che mi aiuta per stare meglio, cioè questo vestito mi piace, mi rende più potente, mi ricorda il momento in cui l'ho comprato, allora va bene. Se è una cosa che mi fa sentire a disagio perché poi quando sono lì ci penso, succede quest'altra cosa qua. Quindi per questo il disagio è molto importante, perché è legato a un sacco di fattori. Quindi sono a disagio perché ho la maglietta colorata, ma la maglietta colorata una volta indossata, che non mi vedo, non mi turba più di tanto, quindi piano piano riesco a transitare verso aggiungere alcuni colori nell'armadio. Ok, perché? Perché è morbida, non la sento addosso, non devo fare delle azioni, non devo controllarmi. E quindi questo va bene, strecciamo questo disagio. Ma l'altra cosa molto importante è che a noi donne è stato insegnato, e ragazze, non è che ve lo dico io, l'ho studiato, ci sono studi di fior di universitari che hanno fatto fior di ricerche su questi argomenti, ad avere non solo lo sguardo interno, cioè io sono dentro il mio corpo, guardo la telecamera, guardo la stanza intorno a me, ma io sono anche fuori dal mio corpo che mi guardo. In questo momento sono lì, fuori dal mio corpo che mi guardo, però magari sono a prendere un caffè al bar e non sono solo lì che prendo un caffè, non bevo caffè, che prendo un tè al bar seduta e guardo la vetrina, carezzo il cane e penso e mi godo il momento, ma mi guardo anche dall'esterno e quindi mi metto più dritta, immagino qualcuno che entra e mi vede. Non è una cosa frivola. È una cosa che è disturbante nel senso che ci fa distrarre dall'esperienza di vivere la vita. C'è un bel approfondimento su questo argomento nel libro di Maura Gancitano, Specchio delle mie brame, quindi se siete interessate. E è un po' come se noi ci vedessimo dall'esterno in tutti quei film tipo Il diavolo Veste Prada, lei che va quella scena bellissima che tutti, che è appassionato di moda adora, lei piano piano va tutti i giorni al lavoro e mentre va al lavoro la vediamo camminare, transitare e ci sono degli spezzoni di tutti i suoi vestiti diversi. Se
Se ci fate caso, in molti film da pubblico femminile, tra virgolette, nel senso, ci sono molte scene in cui non c'è un'azione. Seguiamo solo la persona e la guardiamo per come cammina, per come è vestita, eccetera. Non c'è un'azione, non c'è un racconto. C'è lei che cammina, magari per le strade di New York, e quindi c'è questa scena qua. C'è in molti film. E noi a volte, molto spesso, abbiamo anche questo sguardo esterno. È ovvio che questo sguardo esterno legato al disagio è molto importante, perché se noi dall'esterno continuiamo a monitorarci, oltre a essere sconcentrate sull'esperienza e non ci godiamo il tè, non guardiamo fuori dalla vetrina, continuiamo a perpetrare questo disagio, perché se io magari mi sono messa i jeans invece che mettere la maglietta nera, mi metto la maglietta giallina perché mi piace, voglio provare, ok, un colore chiaro, non sono abituata, mi sento un po' a disagio, ma esco. E quando vivo la mia vita non ci penso, perché faccio delle cose e la maglietta non mi stringe, non mi crea disagio, è un conto. Ma nel momento in cui io ho questa esperienza esterna, che tra l'altro crea una serie di problemi, ma approfondiamo, ho questo sguardo esterno mio che mi guarda e mi continua a dire hai la maglietta gialla, la gente ti guarderà perché hai la maglietta gialla, la maglietta sarà messa bene, ma forse ti ingrassa, aspetta un attimo, ok? È un'altra fonte di questo disagio. La cosa importante per, se volete cambiare abbigliamento, combattere questo disagio senza rischiare di distrarvi, perdere l'esperienza interna, già nel momento in cui io ho capito che questa esperienza esterna succedeva, tutte le volte che mi accade, invece che seguirla, è come quando fate meditazione, no? Fate meditazione, non è che non dovete pensare, ok? Ma quando arriva un pensiero non dovete seguirlo, tipo, ah, devo scaricare la lavastoviglie, non l'ho scaricata stamattina, come farò ieri sera perché l'ho fatta, e allora però non è mezza piena, e allora poi se non ho piatti per la colazione, no, ci devo scaricare la lavastoviglie, ok, lasciamo. E allo stesso modo è questa cosa dello sguardo interno e esterno. Ah, ok, mi sto guardando dall'esterno, come va bene, ok, mi ci sono guardata, adesso non mi ci guardo più, torno dentro il mio corpo. È molto importante, perché in realtà questo sguardo esterno ci fa non solo essere meno concentrate, ma ci fa essere meno connesse sul nostro corpo e sui bisogni. Quindi proprio lo viviamo un po' come una performance, invece che ascoltarlo, che magari ha sete, ha fame, ha stanco, ha mal di schiena e la sedia è scomoda e avrebbe bisogno di andare a casa, cose del genere. È molto molto importante. E motivo per cui a volte ci sopportiamo di più la questione delle scarpe scomode, dei vestiti scomodi, eccetera. Ma torniamo al disagio. Quindi come si fa a stracciare questo disagio? Si combatte creando una piccola fonte di disagio, un piccolo cambiamento, ok? Pensate a creare un percorso con dei piccoli cambiamenti nella vostra vita. Devo aggiungere il colore? Metto gli orecchini. Oppure in piccole quantità di tempo. Mi metto la maglietta gialla e ci sto tutto il tempo in casa per prepararmi, poi non la metto per uscire. La metto per uscire, ma ci metto vado solo a fare la spesetta, mi ci metto la giacca. Quindi in questo modo ci si abitua molto facilmente. È importante anche sentirvi bene nel vostro corpo e capire qual è la forma del corpo, capire come stare bene nel vostro corpo e anche capire quali sono i vestiti che veramente vi aiutano da questo punto di vista. Per quello ho creato questa consulenza che si chiama, questo mini corso che si chiama La formula per l'abito giusto, perché crea proprio una formula divisa con certi componenti che porta poi all'abito giusto. E i componenti non sono tutti componenti fisici, ma sono anche piccoli esercizi che vi aiutano a stare meglio con il vostro corpo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto ragionare da dove arriva il vostro disagio. Ci possono essere cose abbastanza profonde, ricordo che ho lavorato con una ragazza che non si metteva mai la gonna perché girava da sola per la città, e gli ho chiesto se era successo qualcosa dal banale fischio eccetera per cui questo la faceva sentire in pericolo, e lei ci ha ragionato su, non ci aveva mai riflettuto e ha scoperto che è una cosa che le è stata insegnata fin da bambina, che se metti la gonna ti può succedere qualcosa di brutto. No, purtroppo, cioè, non è così, ok? Cioè, su questo argomento magari è un po' profondo, ma è così.
Però è proprio utile ragionare su queste cose qua, capire da dove arriva il disagio, capire da dove arriva quella sensazione. Spero che il video vi sia piaciuto, se sì mettetemi un pollice su e ci vediamo venerdì. Ciao!